Minasan, konnichiwa. Ciao a tutti da Milano. Non siamo più a Tokyo, ci siamo trasferiti e quindi c'è stato un po' uno stop nei video. Adesso siamo a Milano già da un mese e qualcosa e siamo a casa con il Covid. Evviva! Cioè, io sono l'ultima che l'ha preso e quindi sono quella che sta un po' peggio, ma ci stiamo riprendendo. Bando alle ciance, oggi c'è anche mio figlio che mi aiuta in questo unboxing delle LOL Surprise I Love Mini Sweets. Sono un sacco carine. È una delle nuove serie delle LOL in collaborazione con i dolci, tipo ci stanno i Kisses, i Pets, i Chupa Chups e poi altre marche che sono, credo, di dolci e caramelle americane che non conosco. La confezione è un sacco carina. Io vorrei quella delle Chupa Chups, vediamo se ci esce. Perché vedete, la zip ha tipo una caramella, figo. Ok, vediamo se riusciamo ad aprire. Se non serve il taglierino, o no. Apriamo. Apriamo. Ok, vai, ma fila. Yay! Primo strato. Ah, non abbiamo indizi stavolta, vabbè, quindi andiamo avanti. Questo è il secondo strato e la wallera è tutta bianca. Da premettere, questa wallera io l'ho presa su Amazon perché nei negozi non ancora si trova. Vai. Ah, vabbè, ci troviamo. Ok, LOL Surprise, sembra una palla da golf. Figa, bella, ci piace. Lascia. Ok, apriamo e vediamo che cosa c'è. Questa è sicuramente. Ah, vedete, non è plastica, è cartone. Per eliminare un po' di plastica. Queste sono tutte le surprise che ci sono. Questo qua non lo vediamo, se no togliamo la surprise. Abbiamo quindi la castagna tutta fatta e poi abbiamo le sorprese. Iniziamo con questa. Ok, vediamo quale ci esce. Ciupa, ciupa. Ciupa, ciupa. I love mini sweets. Vedete che carino con tutti i dolci. Le bustine sono un sacco fighe. Tada! Ok, abbiamo un vestitino con le ciliegie. Che carino! Con le bretelle. Credo che sia quella che era in confezione all'inizio. Non lo so, non sono sicura. Però il vestitino è fighissimo. Andiamo avanti. Questo non ci serve, lo sciacquiamo. Andiamo con questo. Vediamo questo. Apriamo gli altri accessori. Ok, qua ci sono le. Basta, sì, le scarpine. E sono delle scarpe rosse con le suole gialle che si intonano al vestitino. E le mettiamo qua. Poi apriamo quest'altro. Ah, vedete che carino! Il sussotto e c'ha praticamente due ciliegie e i cubetti di ghiaccio e dice Jolly Rancher che io non conosco come marca di dolci, però è carina, è roba americana. Marco mi ha aiutato ad aprire l'altro. Una borsa a forma di ciliegia. Vedete, così con le facce buffe. Ok, questo via, questo via, questo via. Questo è l'ultima prima della bambolozza. È un frantino con un fiocchetto giallo. Ok, andiamo a vai a tenore a vedere. No, aspettate, c'è ancora un'altra bustina. Ok, qui abbiamo degli occhiali a forma di gatto, carino. Ok, adesso possiamo aprire. Ta ta ta. No, vabbè, ma che carina che è! Ha praticamente i capelli che sono tipo color amaranto, sembra. Le calze che dice dappertutto tipo Jolly, come? Ranchers. Ed è stupenda, ma no, vabbè, che carina che sei! Vediamo un attimo le altre cose. Ecco qui. Allora, quindi mi è uscita questa. Vestita è così, volevo capire se cambiano colore perché devo fare la cosa del freddo, caldo, eccetera, eccetera.
Vediamo un po' la checklist. Avrei voluto questo qui dei Pets, che è bellissimo. Poi abbiamo Kisses Peps, che non so cosa sia davvero. Dum Dums, figa pure questa. Questa qua dei Chupa Chups, vedi quanto era carina questa qua. Poi abbiamo questi due, che sono due baby. Green Apple, bella questa. Ah, quindi questa Apple è uscita a me, quella lì, con le ciliegie. E poi abbiamo Flava Mix, bella pure questa. E poi tipo dei Doritos, forse, non so, Hot Tamales, non so che tipo di snack sono, ma sono strafichi assai. Volevo capire se cambiano colore o no, non lo dice però. Questa è la checklist dietro, sono bellissime queste. Vediamo, quella mia è una Popular, e vabbè, pazienza. Sì, potrebbero cambiare colore, però secondo me non cambia, perché non mi sembra che cambierà. Adesso la vesto e torniamo subitissimo. Ta-da! Sono riuscita a mettere sia il frontino, praticamente il fiocchetto, che gli occhiali, e riesco a farli tenere, non credevo. Quindi se togliamo poi gli occhialozzi, viene così ed è bellissimo! Allora, praticamente questa serie secondo me è da fare tutta, perché è una delle più carine. Devo cercare di riuscire a trovare le altre, perché sono introvabili dappertutto. Non lo so perché, perché sono carinissime, ecco perché. E per oggi è tutto, però prima di salutarvi volevo fare un po' di pubblicità al canale di mio figlio, che ha aperto un canale con suo cugino, il Male Channel, dove si occupano di carte Pokémon, carte di Dragon Ball, videogiochi. Quindi se vi interessano videogiochi o collezionare le carte dei Pokémon o di Dragon Ball, vi consiglio di dare un'occhiata al loro canale, che ve lo linko qua sotto. Si chiama Male Channel. Noi ci vediamo alla prossima con un altro unboxing, questa volta a tema Bratz. Non vi voglio svelare altro. A presto, ci vediamo. Ciao, ciao! Mattane! Questi non posso ampliare, non posso ampliare. Iscrivetevi al mio canale, Male Channel. Come apro questo? Non posso aprire.